Ne abbiamo bisogno ogni giorno, cellulari, computer o abbigliamento. Tuttavia, questi oggetti vengono realizzati per lo più all'estero. Questi beni vengono poi trasportati da noi in Europa con enormi navi, che vengono scaricate con gru portuali super moderne ed estremamente potenti. Lo scarico di queste navi deve essere svolto sempre con maggiore rapidità, ma questo non è certo un problema per le moderne gru portuali e in particolare per la gru portuale più potente del mondo, la LHM600 dell'azienda Liebherr, che riesce a sollevare l'incredibile peso di 208 tonnellate. Funzionando in tandem, due di queste gru sollevano contemporaneamente persino 416 tonnellate. Le gru portuali sono modernissimi concentrati di potenza. Esse hanno un ambito di impiego molto vasto. Non servono infatti solo per scaricare container, vengono anche impiegate per la movimentazione di merci sfuse, come sabbia o ghiaia, di merci pesanti quali turbine o impianti eolici, o per la movimentazione di collettame, ad esempio per scaricare camion. All'interno di una gru portuale si cela anche moltissima tecnologia. Una gru come la LHM600 viene azionata da un motore idraulico, una pompa e un motore diesel. Per far sì che una gru riesca a sollevare un peso di oltre 200 tonnellate, essa deve essere estremamente stabile. Il sottocarro sorregge la gru portuale. Esso inoltre contiene molti assi indipendenti che possono essere comandati singolarmente. Grazie a ciò la gru portuale può muoversi agilmente in tutte le direzioni, distribuire il peso sui singoli assi o persino girare sul posto. Nella piattaforma girevole sono collocati il sistema di azionamento, i verricelli, il contrappeso e la piattaforma girevole. La torre della gru portuale ha un massiccio tubo d'acciaio. Lo sbraccio consiste in una speciale struttura a reticolo. Moderne tecnologie come il nuovo sistema di azionamento Packtronic di Liebherr renderanno in futuro una gru portuale ancora più veloce. Al contempo essa risparmia benzina ed ha una ridotta emissione di CO2, contribuendo in tal modo alla tutela ambientale.